È durato 3 settimane il viaggio studio che 115 ragazzi canadesi del Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto hanno trascorso in Italia, grazie all'ospitalità del liceo scientifico Enrico Fermi di Sulmona e al progetto di interscambi culturali che il Consiglio regionale dell'Abruzzo promuove da lontano 1976. Erano presenti alla conferenza stampa tenuta questa mattina presso l'Aula Magna del liceo Fermi in occasione della conclusione del viaggio di studi il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il Sindaco di Sulmona Giuseppe Ranalli, il Preside del liceo scientifico Fermi Massimo Di Paolo e il Professor Alberto Di Giovanni, uno degli ideatori nonché fondatori del Centro Scuola Cultura Italiana di Toronto, nata esattamente 40 anni fa, per diffondere la cultura italiana nel Canada. Il liceo Fermi di Sulmona, che già si è contraddistinto nell'ultimo anno per le sue numerose iniziative, ricevendo il riconoscimento della Fondazione Agnelli come scuola avanzata, ha accolto e assistito con successo questi 115 ragazzi nel corso del loro 21 giorni di permanenza in Italia, come ha avuto modo di evidenziare il Presidente del Consiglio Giuseppe Di Pangrazio nel corso del suo intervento. Tantissimi giovani studenti, in questo caso canadesi, circa 115, che sono figli di padri o nonni italiani. Riscoprire loro le origini, ma soprattutto la cultura, la storia, le bellezze della nostra regione, per noi vuol dire non solo cultura, ma vuol dire anche promozione turistica dell'intero Abruzzo. Ma soprattutto questa didattica interdisciplinare offerta da questo splendido istituto diretto dal Preside Di Paolo. Quindi perché no, Sulmona può diventare un centro, partendo da questa iniziativa, dove ogni anno accogliere, naturalmente con la collaborazione della Regione Abruzzo, studenti provenienti da ogni angolo del nostro pianeta che hanno avuto padri, nonni nati in Abruzzo ed emigrati all'estero. Entusiasti di questa esperienza anche il preside del liceo canadese Angelo Petrolio e i professori che hanno accompagnato i ragazzi. L'ospitalità italiana è famosissima e adesso so che l'ospitalità abruzzese è ancora più famosa. Dunque sono sicuro che l'amicizia continuerà e che si svilupperà e che aggrandirà. È la prima volta che viaggiano in Italia, dunque è stato per loro un'esperienza molto gradevole, molto indimenticabile. Hanno imparato tantissimo. Alcuni si sono iscritti nel corso di italiano come lingua straniera per poter avere delle conversazioni con i propri nonni che abitano in Canada. E dunque mi pare che abbiano infatti imparato qualcosa per poter fare la comunicazione con questi studenti, con questi nonni in Canada. Il professor Di Giovanni, anche lui presente oggi all'incontro, è stato da sempre uno degli artefici di questi progetti di interscambio culturale e, alla vigilia del 40° anno di attività del Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto, oggi può ricordare i numerosi traguardi raggiunti. Qual è il risultato ottenuto in questi 40 anni che più la inorgoglisce? Un risultato che veramente mi inorgoglisce è il fatto che sono riuscito a portare oltre 10.000 giovani studenti qui in Abruzzo, a far conoscere l'Abruzzo e a lasciare in loro un ricordo indelebile. Quindi poi il fatto di essere riuscito a far insegnare l'italiano nelle scuole di Toronto durante il normale orario scolastico e grazie a questo programma ben 30.000 studenti seguono i nostri corsi durante l'anno scolastico. Il momento più difficile è quello più emozionante? Beh, io direi che sono stati vari. Uno certamente la visita che il Presidente della Repubblica Italiana Scalfaro vuole fare nel quinto centenario della scoperta del Canada proprio al nostro centro e a incontrare i nostri giovani. E l'altra è la visita del Papa Giovanni Paolo II. Entusiasmo anche tra i ragazzi. Adesso sta come una famiglia. Ma a chi chiede loro che cosa gli mancherà di più dell'Italia, non sembrano avere dubbi. It was very good, Robin and Joe. Probably the food also, and just miss everybody. Miss everybody. After party. Yeah.